Chiede con forza che il presidente Frattura si presenti in aula del Consiglio regionale azzerando la sua giunta e presenti un percorso, un progetto, un qualcosa di serio, concreto e costruttivo che riporti a dignità il Molise e riconsegni il futuro ad una terra che lo ha totalmente smarrito. Michele Iorio, l'ex presidente regionale, è totalmente critico sui modi e i tempi della politica adottata da chi regge le sorti del Molise ed usa un termine forte per sintetizzare l'atteggiamento di chi muove solo a voler distruggere tutto quello che lui stesso e la vecchia nomenclatura istituzionale regionale ha progettato e programmato. Chiama infatti tutto questo accanimento sostanziale alla cancellazione una politica talebana. Abbiamo di fronte a noi alcune emergenze straordinarie, a cominciare da quelle occupazionali, e rispondiamo con atti assolutamente non idonei alla soluzione dei problemi. Le varie crisi industriali, la GAM, la ITR, lo zuccherificio, viaggiano, diciamo, in direzione assolutamente confusa, senza un progetto che possa accompagnarne la soluzione in maniera concreta. Per la GAM si sta perdendo troppo tempo, si può fare l'investimento che la Regione ha deciso di farlo immediatamente, lo si poteva fare già un anno fa utilizzando i fondi FAS a disposizione della Regione e quindi mettendo in condizione i privati di poter conoscere la reale volontà della Regione sul futuro di questa azienda. L'ITR è stata abbandonata a se stessa, nonostante l'impegno finanziario che prima o poi bisognerà pagare, dei 12 milioni di euro di fideiussione, la Regione fa la comparsa e non si è chiesto al governo di intervenire su quella questione, anche perché il governo aveva anche pesanti responsabilità sull'organizzazione del commissariamento e sul futuro quindi di quell'azienda. Abbiamo assistito a finanziamenti nazionali in tante direzioni, in tante regioni, per tante aziende che il presidente Renzi ha propagandato in molte occasioni. Il Molise, con 700 lavoratori all'ITR e altrettanti, si può dire, alla GAM, oltre che quelli dello zuccherificio, stenta a raggiungere l'obiettivo. E poi, in ultimo, la programmazione dei fondi che ha cancellato di fatto, per volontà della Regione, speriamo che non sia la volontà del Governo nazionale, ha cancellato l'unica prospettiva di sviluppo possibile per il futuro, cioè l'autostrada del Molise. Io credo che rispetto a questo il Governo regionale si debba presentare dimissionario in Consiglio regionale e fare una parola di chiarezza anche sulla sua compattezza, perché a volte la conflittualità interna tra partiti e persone impedisce di trovare soluzioni comprensibili sulle quali potersi misurare. Anche l'opposizione è in difficoltà perché ciascuno dice la sua e mi sembra che la voce non sia univoca.